Benvenuti allo speciale per i 50 iscritti al canale. Siamo qui per fare una prova tra questi due miti, il mito inglese della Mini Cooper del 1970 e la 112 Abarth del 1971. Il confronto è leggermente impari, è spostato dalla parte inglese perché si parla di una vettura con molti più cavalli e molto meno peso, e però dalla parte Abarth abbiamo una maggior stabilità, un maggior controllo, quindi non lo so, andremo a vedere. Adesso andiamo a vedere i dettagli delle due vetture e poi facciamo una prova su BMG. Partiamo subito con la nostra compatriota Abarth A112 del 1970. Questa è la sua forma esterna. L'interno, ovviamente, come mio solito, buttato a caso, con il solito monitor qui cruscotto di funzionale per BMG. Cosa abbiamo? Cosa abbiamo? Andiamo a vedere subito il motore. Abbiamo un 65x74, quindi un 982 di cilindrata, ha due valvole per cilindro, ovviamente rapporto di compressione 10 a 1, ovviamente aspirato, e carburatore doppio corpo, quindi un carburatore singolo a doppio corpo. Già questa è una differenza sostanziale con quella che vedremo poi dopo. Abbiamo una coppia massima di 75 Nm a 40.000, a 4.200 giri e dei 58 cavalli a 6.600 giri. Ora, l'originale, la coppia l'aveva, cioè la reale, la coppia l'ha molto prima in realtà, intorno ai 3.000, mi sembra 3.000 qualcosa, o forse 3.008, adesso non mi ricordo di preciso, insomma sotto comunque questo valore qui. Purtroppo è stato uno dei motori più ostici da replicare, perché non si riusciva a ottenere questa cavalleria a questo dato di numero di giri. La riuscivo a raggiungere con un più basso numero di giri e più alto numero di coppie, quindi questo è il compromesso migliore che sono riuscito a trovare per far assomigliare il motore a quello reale. Reparto sospensioni, abbiamo una sale con balestre dietro e MacPherson al posto all'anteriore. Poi abbiamo la trasmissione, ovviamente trazione anteriore, manuale a 4 marce, i rapporti di del cambio che sono quelli della vettura originale. Qui sulla finale c'erano due opzioni, una era 4,96 e una mi sembra 4,46, che è questa qua che ho usato io, che era opzionale, si poteva mettere nella configurazione della vettura, quindi è comunque sia un numero valido, nel senso perché era un'opzione che in realtà c'era nella realtà. Andiamo a vedere le gomme. Le gomme sono 135 R13, 65 di spalla. Ovviamente tela incrociata, ho messo una mescola sportiva perché almeno abbiamo un pochino più di tenuta in pista, saranno le solite gomme che usiamo anche in quell'altra. Infine abbiamo il reparto freni, disco solito davanti, e
e tamburo posteriore. Come vedete, il freno abbastanza potente. Poi niente, cosa abbiamo? L'ultima cosa, niente, andiamo a vedere le prestazioni. Prestazioni 149 km all'ora da 0 a 100 in 11,5 secondi e peso di 680 kg, frenata in 41 metri e 1. Passiamo ora a vedere le caratteristiche della Mini. Ecco la Mini, facciamo una panoramica esterna della vettura con l'adesivo John Cooper Works, che non è John Cooper ma per motivi di copyright si chiama Ryan Cooper Works. Salutiamo Ryan che ci segue. E niente, andiamo a vedere come al solito il motore. Abbiamo un 1273 di cilindrata, 76 per 81,3. In realtà sarebbe leggermente diverso perché ci sono dei decimali in più che nel gioco non fa mettere, quindi questo qua sarebbe 1275. Purtroppo il gioco non mi fa mettere altri decimali, quindi non possiamo. Questi sono quelli approssimati più vicini. Albero a camme in testa questa volta. Sempre due valvole per cilindro. Poi abbiamo un rapporto di compressione del 9,7 a 1, aspirato ovviamente. Ah, il carburatore. Abbiamo un doppio carburatore monocorpo rispetto a quell'altro che era un singolo, un doppio corpo. Qui abbiamo un monocorpo a doppio carburatore, quindi due carburatori. Queste sono le cose. Andiamo a vedere le prestazioni. No, vediamolo dopo. No, andiamo a vedere le prestazioni del motore. Sono 76 cavalli a 6.000 giri e 108, ben 108 Nm di coppia a 4.100. Anche qui siamo riusciti. Sono riuscito a creare i cavalli a 6.000 giri necessari e anche qui i 108 Nm di coppia sarebbero dovuti arrivare molto prima, intorno anche questo qua ai 3.000 giri. Purtroppo il limite mio è di riuscire a trovare una quadra più vicina possibile e questa, dopo vari tentativi, mi è venuta fuori questa configurazione qui. Andiamo a vedere cosa abbiamo qui. Trazione anteriore, manuale a 4 marce. Abbiamo i rapporti del cambio, anche questi qua sono quelli della vettura originale. Rispetto a quegli altri sono molto più lunghi. L'altra ha una cambiata molto molto corta, la 112, questa sono rapporti molto più lunghi. Poi abbiamo tela incrociata, mescola sportiva e 145 10, attenzione, 10 pollici di cerchio con spalla da 70. Qui c'era anche l'opzione, volendo, per mettere i 165R12 sempre con spalla 70, però ho preferito questi qua che erano quelli originali. Quell'altro mi sembrava che venissero delle scarpe un po' troppo grosse, soprattutto per la spalla che era 70 su. Qui credo che non raggiungesse neanche i 70, perché quando si andava a impostare il raggio 12 mi dava massimo 60 di spalla e quindi non sarebbe stato veritiero, quindi allora ho optato per un 10 pollici con
com'era di fabbrica, come usciva dalla fabbrica. Disco solido all'anteriore, anche qui c'è una piccola discrepanza perché sul datasheet mi dà 190 di dimensioni del disco, ma ovviamente su un disco da 10 non ci stanno. Quindi ho dovuto mettere il massimo che è 170, però nel senso ce n'è più che d'avanzo, vedrete. Anche questo qua lo stesso, mi sembra che il tamburo posteriore fosse 180, è più lo stesso, non ci stava in ogni caso. Stanno niente, non è importante. Queste sono le sospensioni. Andiamo a vedere le prestazioni. Prestazioni abbiamo 163 km all'ora, 9,5 da 0 a 100 e un peso di 605 kg. Quindi prestazioni leggermente superiori, ma ovviamente una cavalleria superiore. Però i cerchi piccoli e le rotine piccole la fanno diventare un pochino più instabile in curva rispetto a quell'altra che ha una tenuta molto maggiore. Quindi staremo a vedere se queste perdite dovute a vari sbandamenti, uscite di pista strane, possano influire sul risultato finale. Quindi la potenza è nulla senza il controllo, ricordiamoci. Quindi, fatto questo, andiamo a vedere come funzionano le macchine su strada. Non vedo l'ora. Bene, eccoci qui a Imola con la nostra A112. Vediamo come si presenta in gioco. Faremo due giri. Uno di schieramento e uno lanciato e vediamo tra le due quella che ci mette meno. Passiamo alla visuale interna. Abbiamo registrazione del replay. E si va. Gommatina iniziale, marce come vedete molto corte perché siamo già in quarta. Ok, tenuta sui cordoli sembra buona. Vediamo al primo checkpoint come si comporta la macchina. Parte che il giro della vita sarà dopo. Questa qua la facciamo in terza. La salita la sente come? Si vede che i soli 58 cavalli si fanno sentire, quant'è che ce n'ha? In uscita. Po' di pratino, va bene.
impressioni di guida sono abbastanza buone. La macchina non è un fulmine di guerra. Però sì, si guida abbastanza bene, non ha grossi problemi di gestione della potenza. Vediamo, il primo giro finisce qui. Si parte col secondo, quello lanciato. Due, 53, 54, 55. Considerando che sulla carta doveva essere 149, ci siamo e come? E basta questo telefono. Qui lo facciamo sempre in terza, vai. Perché seconda ho provato prima e andava troppo su di giri. In terza va troppo giù, però sempre meglio che... Più o meno siamo usciti come prima. Ci siamo usciti molto male. Vediamo l'arrivo, cosa ci dice. Ok, abbiamo... Primo giro 2,53 da fermo e al secondo giro 2,41. Aspettate che faccio lo screen così poi me lo ricordo. Ok, fatto. E passiamo adesso a verificare l'altra auto. Eccoci con la Mini. Prendiamola all'esterno, come rende il gioco, e prepariamoci a partire. Eccoci pronti per partire. Sentiamo il rumore da fuori. Si va. Vedete qua la più che altro è un po' più lunga la terza rispetto a quell'altra. Qui siamo su velocità decisamente superiori, eh?
Però le ruotine piccole diciamo che non aiutano molto, eh. Non so se va bene la seconda invece questa rispetto a quell'altra. Uno e 42, 43, 47. Qui siamo usciti un po' malino, eh? Comunque mi sa che non c'è storia, verrà la nostra 112. Penso che verrà bastonata abbastanza. La frenata è decisamente più rischiosa rispetto a quell'altra. Però era 2,53 mi sembra il primo giro. Cioè, con partenza da fermo fa quasi quanto quell'altra con partenza lanciata. Qua siamo già a più di 165 all'ora, 66, 67. Lunghi. Niente da fare, ragazzi. Anche questa salita qua si sente molto meno rispetto a quell'altra. È che questa qua tende a sottosterzare molto, molto di più di quell'altra. Si vede che le ruote piccole fanno. Tende ad andare un po' comunque sia dritta in curva. Soprattutto quando si riaccelera. Sulle staccate però bisogna stare molto attenti perché il bloccaggio arriva subito. 2,18, 19. Sono quasi 10 secondi in meno. Andiamo a vedere che cosa è successo. Allora, abbiamo un primo giro di 2,42. Faccio lo screenshot.
di 2,42 e 579, e un secondo giro, si sta schiantando la macchina nel frattempo. Fermo, fermo! Vabbè, la macchina si è rotta, mi sa. Riepilogando, abbiamo la A112 che fa il primo giro in 2,53-252 e il secondo giro in 2,41 e 732, mentre abbiamo la nostra macchina inglese Cooper del 70 che col primo giro non lanciato fa 2,42,579, quindi un secondo più lenta del giro lanciato della 112, e poi guadagna un bel po' di secondi rispetto alla 112 nel giro lanciato. Quindi i cavalli si sentono e come, e la manovrabilità non ne viene intaccata più di tanto. E che dire, spero che il video sia stato di vostro gradimento. Terminiamolo con questa panoramica della nostra macchinetta, accendiamo anche il Fari, e da Imola è tutto, un saluto e ci vediamo alla prossima, e grazie per i 50 iscritti al canale. Ciao ciao.